Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ugo. Ma si difende da solo, Mattei. Si difende da solo, guarda. No, mi pare, Mattei pare è ben, capace di dire. Siccome lo conosco bene, essere trattato come un cazzone, qui nessuno di noi è un cazzone. Beh, francamente però io ho risposto nel merito, e sentire il professor Mattei che dice dell'ordine che Mattarella non garantisce, che la Corte Costituzionale non fa il suo dovere, siccome non viviamo nella Russia di Putin e da noi gli organi di garanzia funzionano perché siamo una straordinaria democrazia, mi permetto di dire con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari che Mattei ha detto una cazzata, con tutto il rispetto dopodiché. Ma dire che la Corte Costituzionale da noi è governata da un signore che non sa che cos'è il diritto e che il Presidente non è sostenibile. Ho detto quattro costituzionalisti, fra cui la Camera Sarre e anche Ainis, hanno detto che la posizione di Amato facciamo era un sbagliata. Attimo d'ordine. Perdonatemi, allora, io penso che il professor Mattei può avere tutte le sue opinioni, è un uomo che ha strumenti intellettuali per formarsene, tant'è vero che lo invito spesso con grande cortesia, come lui ben sa. Dopodiché, credo che la frase che ha detto sulla mancanza di garanzia che esercitano il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale è una frase un po' spericolata, professore, francamente. Guardi che questo è un problema istituzionale, a me non interessano le persone. C'è stato un allineamento negli ultimi anni, dopo il governo di Monti, c'è stato un allineamento delle istituzioni di garanzia sull'esecutivo che è pericolosissimo in questo paese, ma questo qualsiasi costituzionalista lo dice. Si concentrano poteri nelle mani dell'esecutivo, i famosi governi del presidente, ok? Di questo stiamo parlando. Sono governi nei quali la presidenza votati della Repubblica, dal Parlamento, Mattei, lungi dal coprire il ruolo costituzionale che le era stato assegnato, si allinea rispetto alle posizioni dell'esecutivo. Votati quando Mattarella, professore, votati dal Parlamento, i governi. Belgrado dice che prende una posizione intransigente dal punto di vista del confine, non fa garanzia, fa semplicemente da gran cassa della posizione più oltranzista dell'occidentalismo. D'accordo? Io ho detto solo questo. Faccio delle analisi di tipo istituzionale, ho massimo rispetto di Amato come giurista. Penso che un presidente della Corte Costituzionale non debba esprimere le proprie opinioni politiche, perché mentre sei in Corte Costituzionale fai il presidente della Corte Costituzionale. Anche questa è una regola di... Non c'è un chief justice americano, piuttosto che israeliano, piuttosto che tedesco, che prende posizione nel dibattito pubblico. Allora, perdonatemi. È un'interpretazione nel merito dell'articolo 11, professore. Allora, facciamo una cosa, scusatemi, facciamo un passo in avanti, perché l'altra sera, appunto, torniamo a questo, al strano incontro del terzo tipo che ho avuto con questa signora che la...